Sviluppo, ecco, sviluppo credo sia una parola abusata, ma soprattutto intesa ormai meccanicamente nelle nostre retoriche mediatiche come uguale a crescita. Ecco, credo sia inutile anche una cosmesi lessicale per cui l'aggiunta di aggettivi come sostenibile, durevole, compatibile al termine sviluppo, ma se non si cambia la visione per cui lo sviluppo è uguale a un sempre maggiore consumo di risorse, questo sviluppo porterà inevitabilmente al collasso e alla catastrofe. Bisogna rivedere totalmente il concetto di sviluppo svincolandolo dal quello che l'ha sempre accompagnato, cioè l'idea di crescita infinita, costante e perpetua. Mentre negli ultimi secoli, ecco, la giurisprudenza occidentale, ma non solo quella occidentale, ha basato tutta la sua retorica e tutta l'applicazione di ogni politica pubblica su due pilastri opposti, cioè quello del bene pubblico e del bene privato, cioè ciò che è statale e ciò che è privato. Bisogna invece oggi sempre di più ripensare a quello che venivano definiti commons o i beni comuni, cioè ci sono delle risorse, pensiamo all'acqua, pensiamo ad altre risorse, anche delle terre, che non possono essere messe semplicemente sul mercato, non possono essere valorizzate come una merce qualunque, non possono neanche essere gestite solamente da un governo centrale, ma devono essere gestite in maniera condivisa perché sono una risorsa di cui tutti abbiamo bisogno. I cosiddetti beni comuni sono, credo, il fondamento di una nuova forma di governo che sia davvero democratico. Democrazia negli ultimi anni è una parola, è diventato quasi uno slogan dell'Occidente, tant'è vero che si è pensato anche di esportarla anche con le bombe, questa democrazia, ma parallelamente allo stesso tempo è un concetto che si è sempre più svuotato di valore. Se democrazia voleva davvero dire, come il termine greco da cui è generato, da cui ha l'origine, il governo del popolo, assistiamo a una sempre maggiore perdita di potere di rappresentanza da parte dei popoli. Sempre di più i governi o addirittura delle istituzioni sovranazionali agiscono indipendentemente dalle scelte elettorali. Ecco, credo che quindi vada ripensato il concetto di democrazia come una forma di governo che invece deve nascere dal basso, e a questo, ecco, si lega quanto dicevo prima a proposito dei beni comuni. Ci devono essere delle parti di territorio, di risorse o di altri elementi che non devono essere gestiti né da un privato né dallo Stato, ma da una concertazione, da una comunità molto più ampia. Famiglia è un termine che ci è, scusate il gioco di parole così, familiare, ma è un concetto che usiamo spesso con un'accezione che forse non risponde a tutte le varietà di famiglie. Intanto, grazie all'immigrazione, grazie anche al maggior flusso di informazioni, si riconosce che l'idea di famiglia è comune a tutte le società umane, ma ogni società umana pensa alla famiglia in modo diverso e tutte sono legittime e diverse. Anche all'interno della nostra società, negli ultimi decenni, sono avvenute delle trasformazioni all'interno del classico modello famiglia nucleare, cioè genitori e figli, perché intanto per più moltissime coppie sono separate, sono molti figli monogenitori, oppure monogenitori che poi si risposano o formano un'altra coppia, per cui i figli hanno genitori e vivono con i nuovi compagni. In molti paesi europei oggi si è aperto anche al matrimonio a coppie omosessuali. Quindi, insomma, si stanno creando e configurando dei nuovi modelli di famiglia. Allora, occorre ripensare a questo termine in un modo anche più dinamico e anche introducendo tutte queste nuove forme di aggregazione, di comunione e di scelte di vita comune che inevitabilmente ci costringeranno a ripensare anche tutta la giurisprudenza e il diritto
collegato al rapporto tra coniugi, tra i figli, il rapporto anche con i beni materiali che questa coppia si troverà a gestire o in qualche modo a portare avanti o a lasciare in eredità. Perché identità? Perché credo che in un'epoca come la nostra, dove c'è stato quella che è stata definita la fine o il crollo delle grandi narrazioni, cioè delle grandi ideologie novecentesche, oggi le forme di aggregazione che riescono a coinvolgere maggiormente le persone non si basano più su un'idea astratta, ma su un concetto più legato e radicato a un territorio, quello che in qualche modo più o meno netto possiamo definire identità. Ecco, credo che queste siano le nuove frontiere dell'integrazione dei gruppi umani.